Raga, ma che è sto rumore? Ah! Ma perché stai catturando a fianco a me? Perché la gente non dorme. Porca miseria, ho capito, ma che cazzo è diventata la nostra città? Ciao amici, buongiorno! È già partita la live! Ben arrivati a tutti! Questo è il mio Dartrix. Mamma mia, arrivo, vado, dormo, dormo! Posso dormire solo di notte. Ah! Allora, eccoci qua, questa è la mia stanza. Buongiorno a tutti, io sono Cichibe, ho dimenticato di mettere Pata nel titolo, lo faccio subitissimo. Pata, ecco qua. Abbiamo un piccolissimo problema di infestazione di spettri, ma ora lo risolviamo. Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra live del sabato di Minecraft. Oh, ma lo stai catturando? Oh! Catturato. Perfetto. Ma che cosa sono? Ragazzi, intanto un con ordine. Pesante. Porca miseria, sei mangiato pesante. Intanto un po' con ordine. Buongiorno a tutta la chat del sabato mattina. Io sono Cichibe e il sabato ho questa faccia. Lo so, è strano, però quando non mi trucco sono così più o meno. Mi piace farmi vedere struccata il sabato mattina. E qui con me ci sono delle personcine, le quali si chiamano Giasteo, Lerican, Ferdi e Gabri, Gabritos. Hi hi, amici! Ciao, sono Gabritos. Ciao! Sei Iono? Dovete guardare Oshinoko! Come ci sentite? Giusto, appunto. Dovrebbe essere tutto giusto. Ciao Giamma, ciao Giordano, ciao Scoiattolo, ciao Palmi, ciao Price, ciao Gianni, ciao White. Perdi culo, decisamente. Ma come perdi culo? Ma tu sei Gabritos, quindi chi è Ferdi? Ah, chi è Ferdi? Chi è Ferdi? Ah, ma c'è lo spazio tra D e culo. Ferdi. Ah. Impariamo il balletto dell'Opidio Shinoko. Sì, impariamo il balletto vero, che quella versione su TikTok è vomitevole, quella dove fanno i giri delle mani e sembra il ballo di gruppo di Catanzaro Beach, Sanso Stefano. No, batti le mani, gira sul piede. No, no, il ballo dell'aereo è il più difficile di così, bisogna impararlo bene. Ci teniamo a sottolineare che non siamo qui per offendere la Calabria. No, no, ma che no, io solo ero lì che offendevo il balletto semplificato di Oshinoko della sigla. Comunque vi chiederete cosa sta succedendo? Il fatto è questo, i miei amici hanno detto che non volevano che io mi spoilerassi niente e quindi hanno detto vai in camera. Una volta c'era una bella vista del mare, da lì c'è ancora un buchino da cui potete vedere forse un pozzettino di mare e questa è tutta la libertà che mi è concessa perché per tutto il resto i miei amici hanno pensato di non farmi spoilerare nulla. Dartrix è confuso quanto me e mi hanno murato in casa, hanno messo un sacco di terra davanti ai vetri e io sono chiusa qui da un quarto d'ora e non so cosa sta succedendo fuori. Hanno detto che ci sono robe fighissime e con robe fighissime intendo che... Beh, cos'è questo? Ma... Per assicurarmi che tu... Vabbè, vai. Mi sa che non hai assicurato... Lerica! Ma che paura! Ma sei matto? No, me lo sarò immaginato, l'ho visto solo io. No, non è possibile, non posso... Io non ho visto niente, ero qua davanti. Ehi! L'ho visto! Io l'ho visto! Continua a non vedere, secondo me sei pazza, torna a dormire. Ah! T'ho visto! T'ho visto! T'ho visto, Lerica! Cosa fai? Cosa succede? Fai il giochetto delle scale finte. Fai il giochetto delle scale finte. Non vorrei farlo. Raga, io avevo una fata in camera, hanno ragione. Farlo anche abbastanza facilmente. Sì, se premi shift piano piano mentre passi, secondo me. Secondo me. Guri Vector. Dicono che ci sentono relativamente basso. Allora vi alzo tutti quanti. Del tutto, okay. Tutti quanti vi alzo. Aspettate giusto un secondo. Tutti quanti. Allora, Ferdi. È al massissimo. Ah, no, ma io sono Teo, scusa. Però Ferdi è al massimo, com'è possibile? Lerica è al massimo. Oddio, non posso avvicinare il microfono perché sennò sentite più il ventilatore. No, hai ragione. Sarebbe una cosa tremenda. È che non vi ho da Discord, vi ho dal browser perché Discord non mi si apre più, non lo so perché devo reinstallarlo.
E il browser era un po' bassino, wow. Però adesso dovreste sentirmi molto bene. Provate a cantare un inno alla gioia. Inno alla gioia. Sì, umori di parti. Molto bene, molto bene. Ragazzi, c'è un White ha detto una cosa molto intelligente. Io ho una fotina in camera, è sparita. È volata via, sarà da qualche chi l'ha slegata? Che è sparita. Non lo so come mai. Come era slegata? Ma non lo so. Devo mettersi le mani nel culo. Ma io non ho toccato niente, credo. Ce n'è una qua sotto volendo, però. No, 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 vabbè, ma io non so neanche cosa servisse, quindi non è un problema. Poi tranquillo, nessuno lo sa. Perfetto. Poi perfetto. Un'altra novità è che Ferdi è un magazziniere, a quanto pare. Cosa si ci sarà di tanto importante? Sono proprio un magazzino. Ecco, diciamo qua. Che è Teo il magazziniere. Ferdi ha solo la disponibilità. Ma Ferdi è Teo, quindi tutto senso. Io sono ruspa. Sei una ruspa. È vero, cazzo. Esatto. Cazzo. E allora io chi sono? Tu sei Omori o Sanni? Aiutatemi in camera mia. Grande vale, Giorgio no, che ci canta l'inno alla gioia. Dicendo sì, si dore dorsi la sol la si la la si si dore re so si la sol. Perché ogni camera può essere uno spoiler. No, no, non guardo, non guardo. Pensavo fosse un ictus, ok, meglio così. Il ragazzo farma un po'. Allora, se scendi puoi vedere già la prima novità che è soltanto a livello di organizziamoci. Iglipuff, ok, eccoci qua. Allora, che cosa avete fatto mentre non c'ero? Metto l'ennesima correzione. Guardo a livello destra. Di riorganizzo le cose, perché tanto finisce sempre così. Oh, fuck. È dietro. Qua, oh, di là, fuck. No, dove vai? Lì no, lì non si va. Wow! Ecco. Wow! Ma raga! Ma è bellissimo! Ah, già, giusto, non volevate togliere tutto, quindi avete fatto il livello sotto. Posso capire. Bellissimo! Stavo già scavando, quindi. Bellissimo, cosa cacchio è questo attrezzo? I ragazzi, tre quarti delle cose di Minecraft non so cosa servano, vi giuro. Ma ripara e disincanta, ma chi mai fa? Io butto e rimetto, non ho mai disimparato. Poi questo è il PC, con i miei Pokémon, con dei Pokémon interessanti, che poi userò. Poi un sacco di fornaci, queste cosa sono? Forno fusorio, ma chissà, gemme affini. Wow! La prima novità è che hanno rifatto la cucina. Guarda che bella. È molto carina. Oggetti comunque evolutivi. Il forno fusorio è solo per i metalli e li cuoce. Oh, capisco, capisco. Le G-cocche. Non so se si chiamano così. Pokeball. Le Pokeball. Oggetti evolutivi. Elettritore? Avete trovato l'argempolvere? Sì, a voglia. Matti, avanzi. Asjag, grazie del terzo mese. Lu, buongiorno a tutti, tanti bacetti, buona live. Un bacetto anche a te. C'era anche lui nella cassa? Sì, eccolo. Bellissimo. 59 diamanti. Ragazzi, è davvero notevole. Sembra in alto le casse, ma ci sta bene. Ma sono veramente... Guarda che mano lunga, beh, guarda. Parkour, oh. Comunque. No, oh, salta, assurdo. Siete straordinari. No, parkour, braccio lungo. Braccio lunghe, ah, bravissimo. Direi che la prima cosa che possiamo fare qui è uscire a est. Ok. Quella patata nell'angolo mi mette ansia. Sono io. West, che c'è la prima abbiamo fatto, c'è una modifica che l'Erican ha fatto a livello grafico di un po' di cose. Stiamo per scoprire. Benvenuti in Jurassic Park. È più sì, il verso che fa. Ma quest'albero è fighissimo, raga, incredibile. Ma come avete fatto? Vero? Bellissimo! È enorme! Porca miseria! Guarda qua! Io gli darei un nome. Assurdo, lo chiamo P. Forma di P. Non Pino! Bellissimo! Danno. Pino! Scusami, le rose non si calpestano. Sono rose! No, avete delle rose, assurdo! Gyarados, vieni a vedere le rose! Va veramente assurdo. Ma poi lì a fianco c'è anche... No, come si sale, mo? Aspetta. Buonasera, arrivo. Con la bandiera, esatto. Oh mio Dio, ma siete matti! Siete matti! Ma per il mio compleanno, no, ragazzi, non dovevate! Ma gli manca un dente! Ah, allora distruggiamo tutto? Lo so. Aspetta, risolvo io. No! Non ho risolto. Bello. No, 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 no. C'è subito la porta, incredibile. Nel Nether, no. No, basta. Posto così. Un abete chiamato Pino.
Va benissimo così. È il teschio dei Goonies. Allora puoi rientrare. Bello. Allora puoi, però puoi rientrare. Perché? Ecco. Oh no, cosa succede? Sì, non si fa anche la visita guidata va fatta a modo. Allora, sono qui. Ok. Quindi cosa faccio? Vado io, Lerican? Sì, sì. Allora, da questa parte. Andiamo. Ci vorrà un po'. Porca miseria. Ce la facciamo a piedi. Carrelli, ma ci sono i carrelli? Ma come a piedi? Oh, Matti. Ah, a le piedi. Scale, bravissimi. 12.000 passi. Hai ragione. Cosa succede? Vabbè, Matteo si è fissato. La testa su ogni singolo punto. È veramente... Se cammini sui binari non lo fai. Il nome dell'albero mi ricorda che da qualche parte in Kenya c'è un albero che si chiama Paolo De Albero. Ha questi binari, ragazzi, mi raccomando, non ha mai nella vita duplicato questi binari. Ci sono i pesci, le luci. Non è vero. Bello. Ci sono i... Se sali in quelle scale poi fai avanti tu che tu vai. Da scoprire. Ok. No. Ok. Succede? Eccoci. Ma cosa cazzo è? Ragazzi, non è possibile. Vi ho lasciato una settimana. Ma cosa succede? Di notte, si vedono tutte le luci. Oh, due. Santo cielo. Vabbè, ma due settimane sono poche. Sentiamo cos'è questo cimitero delle torce. Dopo... Niente, volevo tenere illuminata la zona la notte. Hai fatto bene. Prego, giusto, mi hanno suggerito una cosa. Cosa... Vuoi vederlo da qua o vuoi vederlo dall'entrata laterale o dall'entrata principale? Dall'entrata principale! Allora, ok, chiudiamo qua. Venga. Ma ha fatto rumore di scorrimento? Ma cosa succede? Ma cos'è? Dove vado a dormire. Vai. Che cazzo io è? Io li picchio. È qua, Lerican, potevi entrare qua. Ma scusami. Vai, è questa la novità? È vero. Sì. Perché? È una sorpresa. Ma perché? Oh, l'ho ammazzato! Vieni qua. Aia! Avevo messo già il 20%. È già giorno? Bruciano, ma non droppano niente. Io devo capire inutili. Questi cazzo di Onyx perché si infilano ovunque. Questi scemi. Sai come, Teo? Hai una mappa, hai una casa grande metà mappa. Questa è la tua casa? Sì, quella casa di qua è la qua per tornare di là. E lì, se vuoi, si può entrare. Cioè, questa è casa di Teo? Quando cacchio hai fatto i soldi? No, ti ho lasciato due settimane. Ma dependance? Cosa? Mi girano parole. È quella. Cioè, e questo cosa non cazzo so hai investito? Come Bitcoin? Qua. Ma questo è un Onyx. Aspetta, me ne cos'è? Libero io. Oh, oddio. Guarda che bello, ciao. Tiragli il naso. Papà, quando arriviamo alle giostre, ma Timmy, è questa la giostra. Le scale. No, vabbè. Ma dove cazzo sono finito? Questa è l'ala degli ospiti. Ma ragazzi, ma cosa cazzo succede? Ma non è possibile in due settimane. Non è possibile. Matteo! Tutto Teo. L'Onyx da guardia. Porca vacca! Qual è lo scopo di questa casa? Dimmi un po', raccontami le mura, l'architetto. Chi è l'architetto? Questa è una farming per villager. Che è il prossimo step che faremo settimana prossima. Farming, diciamo. Per i villager. Ah, dici, è abbastanza invitante da fargli arrivare qua. Minchia, direi di sì. No, li porti qua con la forza. Ok. Li metti due qua dietro. Ok. Li metti due qua dietro il bancone. Ok. Li fai riprodurre. Cosa? Poi ne fai andare uno di questi loculi. Ok. E ci sono qua. E a seconda di quello che tu gli metti qua davanti, se gli metti la pedana, se gli metti l'incudine, se gli metti il forno, loro prendono quella funzione. Ma questa cosa è etica? Proseguiamo il giro! Questo gioco sì. Bello, sto silenzio mi è piaciuto molto. Non ha mangiato né dormito per fare ciò. Parte, no, uguale, credo ma si sia... Volevo un po' di simmetria. Porca vacca! Benvenuti, cosa desiderate? Salve cliente. Voglio un panino, per favore. Ecco lei. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Cazzo, ma quella era la mia. Ehi, aspetti! Ho sbagliato. Buongiorno. Mi dà un panino? Eccolo. Ferdi! Non l'hai preso, è l'ha ancora preso di Ferdi. Dietro. Non l'ha preso, eh. Ah, Ferdi. Non Ferdi, ci no, dai non un ce l'ho io. Panino? Non ce l'ho io. Panino. Tieni. Ma questa è un'anguria, la do a Sunny!
È un panino, è un panino giapponese. Ma in Giappone e in Corea il panino si dice anguria. Strawberry, blueberry. Anguria, dimmi tutto. Panino Yitaway. È proprio un panino! Che bello questo posto, i panini. No, no, ce l'ho. Ecco, se l'hai ripreso. Ah, eccolo. Grazie, amici, che bello. Ma c'è di più. Ecco, Donaldo. E poi io se potevo. La cliente non ha preso. Ecco qui. Scusami, la fatica che ho fatto per fare il giardino zen, lo dobbiamo snobbare così. Hai ragione, no, ci siamo messi nel cunicolo di... della riproduzione, effettivamente. Andiamo a vedere. Guarda. È comprensibile per certi versi. Ma guarda che bello. No, raga, ma entrate che l'acqua è fantastica, è bellissimo. Mamma mia, come ma si sta bene. Oh. Immagina nella vita vera. Questo è il mio giardino zen. E si puccia. E si puccia. D'accordo. Che bello, Teo, è fantastico, è come essere in vacanza. Che bella! Sono contenta, eccomi. Pensa, ti stiamo spoilerando il Giappone con Chiara. Bastardi! Ah, è vero che è Chiara ti porta gli zen. Vera, no, è vero, ho schiacciato. Questo hunter che si nasconde, però. Nei ciliegi ne ho fatto uno io. No, oh, è bello. Che si nasconde dietro il cespuglio. Chi? È vero che adesso c'è nella 1.20, ci sono i ciliegi. Hunter. Ho visto, sai? Infatti va via. Ecco, ciao. Bravo, sarà meglio. C'è l'altro laghetto. Bello. L'altra zona zen. La andiamo a vedere, andiamo a pucciarci anche lì, metto il costume. Se premo succede qualcosa. Ho già premuto senza chiedere, non è successo niente. Ah, allora, perfetto. Passa prima di qua perché di là c'è un po' di roba da vedere. Allora, qua c'è la torre lotta. La pagoda, sì, era bravo, torre lotta perché infatti ci ho messo tutte le... ho notato. Oh! Guarda, c'è stato quella volta che ha vinto una Scuro Ball, quella volta che ha vinto una Love Ball, fantastici i nostri campioni. Poi se metteranno gli scontri con questa mod, ci mettiamo ognuno su un piano. Bello! E ma si possono fare. Allora a posto. Ma non è... cioè... penso che visto lo spazio stretto il primo Onyx esce fuori, sì, e si bagga fuori e muore da solo. Mi racconto, a un certo punto ero, stavo facendo l'ultimo piano e c'era un Onyx lì su un blocco. Ecco. Quindi abbiamo già confermato che hai la tutta. Guarda come salta Iglip sulle scaline, guardalo, guarda che scemo. È guarda bellissimo. Che piccolo, salta. Sai che tra poco non salterà sugli scalini. Oh no, ma ti sei dimenticato un gradino. Cioè? Parkour. Parkour. Dov'è? Chi è che me l'ha rotto sto gradino? Era così anche quando sono passato io prima, in realtà. Ma guarda te! Verican, tu sei ancora in possibilità di mettermi una lastra diabete? Lo scoiattolo ha suggerito un nome molto importante. Secondo me bisognerebbe ascoltarlo. Qui è parkour, si saltella, ecco. Oh, ma hai fatto anche il trampolino per la piscina, ma non c'è la piscina. Cosa? Certo che c'è una piscina, cosa? Qualsiasi pizza è una piscina. Sì, è vero, anch'io mi sono buttato anch'io prima. Scusami. Ma perché se cadi nell'acqua non subisci danno. O no, aspetta, forse era un altro gioco quello. No, no, è questo. No, no, è questo. Ma è troppo lontana la piscina. È troppo lontana la piscina da qua come cazzo. La pagodo, effettivamente. La pagodo. Ma in... la pagodo. Quindi ma è una piscina, siamo tutti d'accordo? No, spoiler, non è vero, non la vedi. Non c'è nessuna costruzione lì, mi raccomando. Dove? Ragazzi. No, quello... andiamo di là. Da tanto quello è un work in progress. Cosa? Non c'è niente da vedere davvero lì, non è finito lo un so caso. Però capisci che vederlo è un po' l'aria. Vabbè, cioè capite che io ho una stanza con le finestre chiuse in questo momento. Fine. Loro hanno fatto le pagode, niente di meglio comunque. Non cioè, è vero, guarda, questo è il meglio che puoi trovare nel nostro server. Sappio. Porca puttana! Cioè, noi non siamo così folli. Di qua c'è il cantiere che tanto non c'è niente da vedere. Vediamo il cantiere. Di chi è quel cantiere? L'albero di Elden Ring, cos'è? Cosa? Veramente? Quella là sarà casa mia. No, vabbè, Marika! Va che hanno ricreato Disneyland, veramente. Teo, sono impressionata, mi lancio? Butti nell'acqua non ti fai neanche niente. Ma l'acqua. Mamma mia! Fatto! Buttatevi! Ah, vabbè, ma easy. Sì, ma da lì adesso non esci. Eh? Da lì non... io esco. Come non esco? Allora non mi butto. Anch'io sono uscita. Meno male. Ah, allora mi butto anch'io. Ora manco il... mamma mia. Adesso becchi la Lilypad e muori. E invece sono troppo... cos'è, Zelda? Quasi. Per le tette di Marika. Al massimo Zelda in Minecraft. Bello, io sono bravo, Zelda. Io seguo il gruppo. Chi mi sta bruciando? Eccomi.
Perché? Allora, mi sa che è spawnato un Onyx da qualche parte. Ma come sta bruciando? Ah, perché l'Onyx che va in acqua perde? No, ecco l'Onyx, no, bastardo! No, mi sa che è spawnato in qualche muro. Ok. Mi sa che era spawnato in qualche... Le... porta troia. Eccolo. Tutte vuote. Che pensi, no, miei amici? Dietro qua devo fare il sistema quello automatico di smistamento. Tu sei un folle a voler fare quella... Freezer, sei un folle. Quella roba. Freezer, sei un folle. Satanica, quella roba. Sì. Oh, muori! Ci possiamo fare anche le lampade. Porca troia. Dai, ma non mi... Gabri, ma puoi uscire adesso? E vai! Che ci ho messo una vita a farlo. Ma che pavimenti? Scusa, ah no, era il mio Igglybuff che è morto, no! Come? Come è morto? E non lo so come è morto. Fissa Onyx. Che pelissimo. Comunque quella base, e sta lì qua, qua comincia a casa. Ce l'hai un coso per curare i Pokémon? Sì, è qua sotto. Questa inizia a casa tua? Casa sua, ecco qui. No, vabbè, ma che cazzo succede? Siamo... Ma non è possibile, questa cosa non è legale. Eppure io ti arresto. No, vabbè. Ma guarda! C'è il suo PC personale. Le sue cure personali. Ma che cazzo ti stacca da qua? Ma cosa viene a fare le avventure? Hai fatto l'endgame qui? E la cucina. Madonna. Ah, sono vuoti, ma non è ancora... Ma infatti è in pensione, Teo, adesso. Basta. Ma perché c'è una porta sul nulla? Ma c'è un piccolo sashimi qui. È per... Sì. Per gli ospiti indesiderati. Esatto. Questo che cos'è? Ops. Dov'è il bagno? Di là. Cos'è questo? Cos'è? No, 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 ho preso... Continuo a mettere questo e a toglierlo perché ho sbagliato tasto. Ah. No, 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 non ho rotto niente. Cos'è questo? Ah, il pesciolino. Calderone. Calderone. E cosa ci fai dentro? Come si... Non si può usare? Adesso niente, soltanto grafica. Aspetta, c'è tutta della roba che c'è qua. Roba visiva. Guarda! Sto tagliando, raga, adesso è pronto, Round, round. Eh no, devi usare la spada, Robby, sennò giusto. Non la tagli. Scusa, qual è la porta su niente? Poi cucini coi piedi sul tavolo, scusa. È antigenico. Wow, no, ma si fa nella mia cultura. Wow. Però è artistico. Wow. Ah, allora ragazzi, è pronto, ecco voi. Ah. Buono. Mi sa che l'hai tagliato un po' troppo. Dici? A tal punto che è diventato selce. Cacchio! Che culo, però. Ecco qua. Meno male, la ghiaia non serviva. Ma i bambù? Poi? Dov'era la porta sul niente? Questo cos'è? Ma quanti soggiorni hai? Ah, quanta questa, gente aspetti? Okay. Buonasera. Perché c'è una porta? Ah, ok. No, perché fa da schienale alla porta. Perché è uno schienale. Fa uno? Ah! Ah, è uno schienale. Per non salire sui braccioli. L'ho capita. L'ho capita. Bello. Il tatami. Adesso esce. Ma questa è una spadissima. Sì, più o meno. Barra dell'end più catena uguale spada. Vabbè. Vabbè. Ehi tu, Enderman, l'ho capito. Ehi. La katana. La katama. Hai preso un po' di oggetti un po' troppo endgame per fare sta casa, però... Madonna! Piano 2, che cazzo c'è, Dio? Vabbè, ho visto adesso l'end road. Cosa? Un po' troppo. Ormai è lì. Lascia stare, Robby. Scoprirai col tempo. Ma io non ho mai finito Minecraft in vita mia, quindi... Ma mai. Appunto, questa volta si finisce. Oh, caspita! Madonna, ma ste lampade? Cos'è questo? Gorgonia corna morta, ma sembravano mandorle, ma che è sto nome? Sembravano mandorline. Ma immagini, non toccare. Ma no, che poi fa male. Ho capito, dal nome non mi avvicino più. Verdura estetica. Caspita, ma questo letto? Ecco. No, e passiamo la notte. Buonasera, eccomi qua. Possiamo andare. Mi è venuto un colpo di sole, raga. Oh no. Ho settato il respawn a casa di Teo. Oh merda, vabbè, pure io. Torniamo a casa. Ma non mi posso più muovere, o sbaglio? Perché? Ah no, ho schiacciato chat. Niente, scusate. Perché è troppo comodo. A posto. Buongiorno a tutti. E poi? Ci sono altre scale. Finisce più questa casa.
Ma questo quadro è troppo espressivo. Altri letti. È l'ultima scala. Qua prima, Roby. Ah, ok. Okay. Wow. Wow. Ma quello è un creeper. Un croppers. Ma questi sono i quadri randomici che tu li metti e quello che spunta spunta? Tutti sti bauli? Sì. In teoria. Bellissimo, bellissimo. È l'ultima sala e quella del... Oh no! Ti abbiamo sgamato! Niente. Allora, vi raccomando, ragazzi, cliccate solo al centro, se no è bruttissimo. Che cosa? Sì. Ok. Cliccate solo al... lo sapevo. Io mi butto. Tra l'altro non esci nemmeno perché sono... Vabbè, le botole sono per uscire correndo con... spallata. Di fretta. Vabbè, il capo del mo... Ma guarda com'è piccolo e stronzo il nostro castello rispetto alla reggia. Porca vacca. Sarà sempre il nostro piccolo stronzo castello, lo amo. Io neanche lo vedo. Come? Cioè, io e l'Erican insieme in due ci siamo impegnati al massimo per fare il castello in una settimana intera di lavoro. Teo in una settimana ha fatto questo. No, il castello è bellissimo, non osare insultarlo. Io lo amo quel castello. Abbiamo saltato due cose, perché una c'era il comico, l'altra c'era un po'. È vero, è vero. Se guardi in proporzione, in effetti è tre volte il castello. È tre volte il castello. Castello piccolo. Poi non siamo... Non avevamo una base, avevamo una base da seguire, non potevamo andare troppo. Un colpo di sole dentro casa è comunque una particolare. Cosa, tu hai seguito un progetto che hai trovato oppure tutta farina del tuo sacco? No, pensato? No, ho seguito, di base c'era già il progetto, ho seguito un tutorial, due ore di video. Due ore di video solo per il castello. Mamma mia. Anche perché due settimane di video è un po' dura da seguire. Bene ragazzi, è stato un piacere. Dove va? Eccolo. Come ti sei buttato? Io ci ho provato, non ci sono riuscito. Bisogna essere esperti nell'arte del butto. Ah, cazzo, io non nell'arte del butto? Mi spiace. Beh, io non Geronimo... butto mai niente, quindi ci sta, io non so. Morto? Morto. Già, allora, sono morto. Ma Ferdi, hai messo Geronimo, il respawn da Geronimo Teo, morto. Comunque ritorni qua. Esatto. Dove siete? Io sto andando a casa a settare il mio spawn perché se no. Anch'io ho sbagliato. Ma queste sono casse. Ma l'Erican vola, non vale. Sì. Sorpresa. Io faccio spazio perché devo fare un altro martino di legno quando chiama. Ah, dai, è Geronimo. Questo mi sa che quasi, è il magazzino personale di Teo. Oh, Teo. Alla fine così ti ho lasciato una sorpresa in una di quelle casse, non saprei mai qual è. La terra probabilmente non lo sapremo mai. Io però non si è della ghiaia. Io non me la... No, ho preso la lily pad. Vabbè. No, è più veloce morirci che... Guarda pure il ponte! Il ponte! Un'altra lingua per un attimo, poi ha detto ponte. Per collegarci poi di là alla... Che bello! C'è un'altra cosa? Non capisco. Sono sopravvissuto. Per quanto? Ancora? Per due cuori. Ciao Leiden, buongiorno. Andare a è tutto davvero bellissimo. Ah, ma perché dici che da casa mia avrei visto il castello? Guarda che vandali. Secondo me non c'era rischio. Guarda che vandali. Ma era solo divertente farlo di partenza. Era davvero divertente. Non c'era il motivo, vero? Ah, però di sbieco avrebbe potuto vederlo. Sì, nel senso lo vedeva, io, controllato. Io quando ho messo la terra era per meme, non tanto per... Ha fatto ridere, però. Che bello, raga, sono contenta. Siete ottimi vicini di casa, meraviglioso. È vero, devo resettare anche io, perché ho sbagliato. Bellissimo, bellissimo. Quindi quella è ufficialmente casa tua. Niente, abbiamo perso l'Erica. Porca miseria. No! Sì! Punto di nascita è stato impostato, molto bene. Ok, adesso esco. Raga, qual è il punto? Cioè, cosa si viene a fare adesso che Teo ha fatto questa cosa? Niente! Cioè, abbiamo finito Minecraft, no, è finito? No, siamo per la farà il buon Lerican. Oh, Lerican, ma certo, dici pure.
Wow, ancora va. Devono fare una certa cosa, tu devi rientrare in casa. Uovi, ok. Uovi. Entro, faccio un'altra torta già che ci sono. Sono in casa, ci resto, guardo i cavalli. Che fa, ruba? Io non ho fatto mai niente del genere in tutta la mia vita. Aruba? Fai le pecche? Faccio le pecche, sì. Belle le pecche. Kingslayer! Allora, partiamo dalle basi. Sì. Resta all'interno, Ferdi. Al piano terra. Sì. Esci, sotto sotto se riesci. Sto, prova. Un mattone con una... Niente, scusa, vai. Spugnato il letto. Ho sbagliato. Lascialo pure lì. Sì, no, era per dire... Non sapevo succedesse questa cosa poggiando per terra, non sapevo. Si è rubata le ova. Non puoi letteralmente dimostrare che io l'abbia fatto. Sei stata molto fortunata. Meno male, non lo sono mai. Devo fare un grosso sbadiglio. Può, c'è la live. Ah no, non la gallina che ci cammina tra le gambe, la live. Piri, guarda che curiosa. Guarda com'è curiosina. Che cos'è questo? Quello è un cavallo. Quello è un cavallo della morte. E quello è uno scheletro della morte. E quello è una fatina, non so ancora cosa fa. Che noi. Yusam coolissimo, yes. Cosa state per mostrarvi? Tra l'altro io il giardino ora che ci faccio caso lo vedo dalla mappa. Cioè? Non abbiamo sentito mai come. Allora, comincia a uscire dal recinto. Mi sentite? Ora sì. Ora ok, sì. Devo uscire dal recinto. Okay. La gallina resta dentro invece. Cioè, quale gallina? Non so di cosa stai parlando. L'hai detto tu per primo. Che devo fare? Allora, non uscire. Ok. Guarda tra il piano terra e più in basso se serve. Cerca un mattone con delle crepe. Più in basso se serve, cosa intendi? Che o è qua al piano terra oppure se c'è modo di andare più in basso c'è. E devo cercare un mattone con delle crepe? Mm-hmm. Mattone grigio normale. Allora c'è un intero piano di sotto che collega Monza allo stadio San Siro, vado lì? No. Prova. Serve che vai. Non devi aprire non da Teo, però se vuoi. Ma da Teo è la blu. Non devi aprire. Scusate, non devo aprire niente, non devo fare nulla. Qui c'è un mattone crepato, io lo devo trovare. Io e il mio ottimo senso di vedere le cose troveremo questo mattone crepato. In chat se lo vedete ditemelo, però ditemi solo che l'avete visto, non dov'è. Crepato nel senso che è mortissimo. La miopia e Cibe sta vincendo la miopia. No, allora se non l'ha vista neanche la chat vuol dire che non era schermo. No, non può ancora vederlo la chat. Allora sta di sotto, non è possibile. Non può. Cioè, non posso scendere più di così, a meno che non è da Teo. E allora scendo da Teo. Mattone crepato, dove sei? Dove sei, mattone crepato? Pure l'ho trovato! Ti giuro l'ho trovato! Lo rompo? Se spesso la vita è un leggo è un mentore avverso. Heavy shift, così rimani ti fa sulle scale. Vacillare, ti senti perso. Ma quando il fondo arrivi a toccare e credi che nulla ti possa salvare, dal subconscio risale un'energia nascosta che il cuore pervade e non conosce sosta. Minchia, il dungeon master è venuto fuori. Scambiata spesso per stolta ossessione, non ho letto la parte sopra della frase.
che smuove gli eroi e li porta all'azione, volevo dire. In pochi ne comprendono la vera accezione. Snake here. Sto proprio parlando della... infatuazione. Sto parlando della... tensione. Bene, finalmente sei arrivata. Oh mio Dio! Allora? Cosa succede? Cosa... Fermali. Torna indietro. E c'è un Onyx in me. What? Tutto previsto. Non ci credo. Vabbè, allora, no, anche Onyx era previsto. Oh, che succede? Tu chi sei? Questo percorso prevede della logica. Chi sono io non ti interessa al momento, lo scoprirai alla fine. No, va bene. Ok, questo percorso... Tutto ciò che devi fare è metterti davanti alle scale, premere il tasto quando sei pronta e assicurarti, non farlo subito, ok, di seguire la scia rossa. La devi seguire tenendola davanti a te, non superarla, non perderla. Solo così questa esperienza avrà un senso. In bocca al lupo. No, come... Allora, signor mistero, la... nel senso che spacco i vetri dentro oppure la seguo da sopra? Minchia, solo enigmista mi odierebbe probabilmente se mi beccasse da qualche parte. È un maledetto sentiero di vetro. Ah, ok. Ok. Scusi. Stunnata, sono io non so come esprimere quello che ho appena vissuto. Ho rovesciato del succo sulla tastiera. Pronto, sono rimasta da sola nello streaming. Pronto. Oh merda, ho rotto tutto. Cazzo, non l'avevo capito. No, raga, determinazione! Bravi! Oh mio Dio! Fa rima con tutte le parole. Ah, oh mio Dio, che paura! Cosa? Cosa? Oh, ok, ho finito di fare il pirlo. Ragazzi, no, l'Erika. Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria! Erika, io non ho parole, sei incommensurabile! Beh, non ho fatto un castello, però insomma in lunghezza, porca... se guardi è un bel casino. No, tutto questo è incredibile! Ma come cacchio l'hai pensata? Non l'ho pensata, ho trovato il video di un ragazzo giapponese che... spiega tutto in giapponese, ma fortunatamente faceva vedere molto bene quello che faceva, e quindi... Porca vacca! Porca miseria! Giusto, queste sono le pecore. No! Ecco perché cercavi le pecore!
No, da quanto la stavi pensando? Da tre mesi. Aspetta, vuoi sapere da quanto la stava pensando? Sì. Devi tornare indietro e risalire le scale. Ora la posso sentire al contrario? Ma poi no, vabbè, ma qualcosa di satanato, incredibile, di progettarlo per farlo al contrario, incredibile, incredibile. Può diventare una clip del mio canale questa, così poi la rivediamo. Dura due minuti, penso dovrò tagliarla io piuttosto. No, aspetta, aspetta, piazzo un'altra commissione a Gabri, tanto voglio dire, ho appena pagato le tasse, sono senza soldi ormai, ma non vuol dire che non ho più niente da perdere. Quanto cazzo è andato veloce? Non è possibile, dove è andato? Fuori vola. Gabri, posso mettere una commissione nel sacchetto delle commissioni? Dai, allora, apriamo una pagina Notion con le mie commissioni. Va bene. No, questa voglio che sia su tutti i miei social piazzato come come reel. Ciao. Ciao. Vabbè, era qui. Ciao raga, aspettate, vado a fare un altro giro. No, in live stavo morendo, quindi la seguirò. Ma da lontano si dice piripipipi e poi basta. Piripipi in the distance. Io ancora la sento. Raga, è troppo bella, non riesco a superare il suono. Dov'è finito? Ah, sta arrivando. Sotto i miei piedi. Pulp kill. Gabri. Ciao. Ma è rallentato. Oh no, ha laggato il gioco ed è andato bene. Sì. Vabbè, posso comprendere che laghi a un certo punto. Quanti rotti block sono? Ma c'è un dito. Sono 100 righe. Porca troia. Non li ho contati i motoblock. 100 righe sono 9 chunk. Sì, perché 469. Sono una ventina di blocchi ogni riga. Però le righe sono... Sans. Sì, sono una ventina di chunk. Io l'Erican non... Ho un altro applauso da farti, ma non... Veramente è una delle cose più belle che abbia vissuto nel mondo dei videogiochi. Non puoi capire come cazzo stavo mentre la partita. Mettila così, mi sono immaginato come potevi reagire e per quello l'ho fatto. Che carino, ma io non merito questo. Che ti do 25 euro quando ti vedo. Mica 20 come è, cari maestri. Precisi. 25. Sì, gliene do 30 e gli chiedo il resto. Scusami. In moneta, però. In moneta. Hai la cosa di chiusura. Quando stacchi la live, vieni qua sotto, premi e... Meraviglioso. No, ragazzi, è arrivato adesso Antonio, dobbiamo farglielo risentire da capo. Antonio è un musicista. Antonio è un musicista, non può non sentire. Toto sei arrivato adesso? Tra l'altro, piccola nota a margine, io non ho mai usato un notebook, ho dovuto imparare a usarli prima di fare questa cosa. Io non so nemmeno che cos'è. Sono complicatissimi. Mettila così, sono quei cubi che suonano e... a seconda di che materiale c'è sotto, cambia lo strumento. Oh! E tu hai scelto il clavicembalo? No, mi sembrava. Ci sono chitarra, arpa, tamburelli e quant'altro. Ma è vero che a un certo punto... Allora, Antonio, tu sei un musicista, ma voglio presentarti un altro musicista. Che non è vero, perché ho seguito un progetto, ma va bene. Sto proprio parlando della... Sei pronto, Anto? Lo rifaccio la terza volta, non per me, assolutamente, non è quello che volevo fare, ma solo per te, per fartela risentire. Questo è l'Erican. Non so se fidarmi. E l'Erican ha fatto questo. L'Erican è invecchiato. L'Erican ha preso 10 anni in queste 3 settimane. No, 3 mesi. E raga, quando una cosa mi piace voglio rivederla 7000 volte.
mio orologio mi sta segnando che mi è partita l'attività. Mi sta velocizzando il cuore. Stai facendo attività? No, mi batte fortissimo il cuore. Il mio orologio è preoccupato. Cioè, senti questo pezzo! Mamma mia, sono sinceramente felice di essermi svegliato con questo. Che bello, che bello. Dovrò pulire tutta la scrivania perché ho di nuovo la tastiera PC. Oh beh, dovrò cambiare di nuovo tastiera evidentemente. Che bello. C'è una tastiera di riserva della tastiera di riserva. Non ce l'ho, devo comprare la tastiera. E poi si è vestito così, cioè ti prego, ti prego. Bacetto, 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 bacetto. Incredibile. Incredibile. Posso togliere la creative? Puoi togliere la creative? Ora si ritorna indietro. Tu, no, ma questo sei tu quando fai il creativo. No, no. Ci sta, no, che sei creativo. Nel senso che torno in survival. Ah, ok. No, aspetta, aspetta. Prima di togliere la creative. Torna indietro velocissimo e poi trasforma. Niente. Allora già facciamo a piedi, signor Lerican. No, no, funziona, funziona. Ah, ok. Ah, ah mio Dio. Signor Lerican, aspetta. Eccoci. Già fatto. Ma la porto qua su perché devo fare il... Eccomi. Già fatto. Eccoci. È stato incredibile. Ora un dietro le quinte. Ok. Allora, quando tu scendi qui, per dirti da quanto tempo l'Erican ci lavora, quando tu scendi qui nel mio magazzino, quello del laboratorio... Ok. Mi ricordo che c'era questo. Ah no, questo è rimasto così. Noti questa colonna? Sì. Ecco, è la scala di Lerican dentro. Cosa? E mi ero espanso talmente tanto che ero arrivato dove praticamente ho trovato la scala di Lerican. Oh, aspetta, cavolo! Ora l'ho murato e ho fatto la cosa. Ho capito! Madonna, queste sono quelle cose tipo l'Ascensium lì di Zelda, che vedi la torre da fuori e dici, come si entra? Non capisco, devo capire come si entra. Incredibile, incredibile. Ciao Giuto, grazie ai 3 mesi. Questa è la mia serra idroponica. Vuoi farci? Che canzoni vuoi farci dentro? Mi fai la canzone del sole? Se no, puoi. No, questa è solo per raccogliere. Tipo, tu vedi le patate? Le patate, sì. Mature. Ciao Antonio, buon preparazione allora. Io pigio il tastino qua. Lui fa così. L'acqua uccide le patate. Le patate arrivano nel buco. L'acqua uccide? Adesso tutte le patate finiscono nella cassa. Oh, guarda, esatto. che spruzzo a forma di... Oh, ne quelle due. Quali? Wow. Ma perché le patate sono uccise? Guarda qui, guarda quante. Guarda quante. La tramoggia. Ma che nome è? Ma chi ha mai detto tramoggia nella sua vita? Nessuno adesso. Tramoggia. Lo devo dire a Chiara. Chiunque lo usa per lavoro. Aspetta, scusa Roby, puoi fare una cosa? Tramoggio? No, fai un attimo ESC. Faccio ESC. Esatto. Poi vai nelle opzioni. Dammi solo un secondo che mi ingrandisco la patata. Piripipi. Ok, ora sono più grande, così potete vedere le mie espressioni facciali, no, che sono incommensurabili. Queste opzioni, per favore. Sì, scusami, opzioni? Lingua. Bene. Lombardia? Esatto. Cosa? Cosa? C'è anche Veneto. C'è anche il Veneto. Come c'è anche il Veneto? Grafega? Come grafega? Le patate come le chiama? La tremugia? La tremugia? C'è il Lombard? Fa vedere la patata. L'ha adattato Mark. Ma che caspita dite? Aiute.
Quindi se io faccio così, la picose de diamant. Cazzo, ma io sto morendo. Il pan, mangio un po' di pan. Le oeuv, le oeuv. Le pomme de, le pomme de terra, ma pomme de terra è francese. Cosa abbiamo da spartire con i francesi, noi milanesi? La baccalaugia. Molte parti del dialetto, purtroppo. C'è la lingua dei gatti e la lingua... Allora, questo Iglipuff però ci devi prestare più attenzione, Ferdi, perché morirà un giorno di questi. Il linguaggio dei pirati non l'ho mica visto. Dove lascia un opinion. C'è anche il linguaggio dei pirati, sì. Configurazione, sì, pirati, sì. Lingua. Vediamo un po'. So, Iglipuff deve crescere in mezzo alle peggio... Veneto. Che nessuno abbia fatto tipo il napoletano. Infatti non c'è ancora il napoletano. Il milanese ha suoni francesi? Personalizzazione. Sì, vabbè, ma i veneti si inventano le lettere. Cos'è quella L barrata? Scusami. Lingua. Non esiste. De volta il sug. Allora, fabrication. Il pan. Ovo. La torsa. La terra. Le piconde diamante. La manara de ferro. La spada de ferro. Cura le. La patata si chiama la mona? No. Non lo so, in realtà l'ho mangiata tutta. Non ce l'hai una patata. Ma la quick ball in Veneto è quick ball. La fetta d'inguria. La brisola de porcel cos'esta. Ma quanto cazzo deve essere lunga questa parola. La L barrata è muta. La brisola de porcel cos'esta. Sì, è vero, la L barrata è muta. Perché la metti allora? Sapa de piera. Quickball. Spada de ferro. Celada de oro. Ma questo è spagnolo. Corazza de ferro. Corazza de ferro. Stivali de ferro. Ciao Serena. Ma che bello. Loco de quarzo. Secondo me sono inventate. Oh, i veneti non hanno tutto i pirati. No, c'è ancora Pirate Peak. Pirati, vediamo dov'è. Romania. Sali, Robby, sopra lo spagnolo. Ma come? Non è in ordine alfabetico? Ah, eccolo. No, vabbè. Esistiamo davvero. Ma avete la R ballata? What your spec? Quindi non è solo miau. Allora, in gattese la spada è Irosord. Poi c'è la Diamant Picaxe. Questo è il corrispettivo di Allor praticamente. Iron Axe, la Durt, la Burnistick, Egg, Bread, Toasted Pig, Gretball ovviamente. È bello questo trampolino. Melon Seals, no, ma è tutto sbagliato, che carini. Amazing Pants, Iron Vest, Golden Hat, Iron Shoes, oh. Amazing Pants. Amazing Pants. Options, un po' che... What's your spec? Però ormai è così. Bello. Vuoi che tengo sta skin? Ma c'è il friulano? Cosa? Penso che molti Enderman abbiano fatto danni qui dentro comunque. Shakespearean English. Potermi pagare. Vai. Se faccio così. Abbiamo uno spawn di Enderman fuori di testa. Vuoi che tengo questa skin per oggi o cambio? Sì! Allora, l'inglese... Shakespeareano non è molto diverso da quello normale, in realtà. Moss and Cobble, ok, allora, sì, qualcosa vuoi, diverso. Te lo dico io. Iron Sabatons. No. Ho immaginato che quel sia anonimo. Golden Cask. Sono offeso che non ci sia il napoletano. Thy wishes. Io no, in realtà. Offendiamo, no, dobbiamo offenderci. Io sto benissimo così, non so di che parlare. Non so di che parlare. Letteralmente, una volta che possiamo parlare al napoletano, non saprà più di cosa stiamo parlando. Sopra lo spagnolo. Infatti sarà una live muta. Ok. Sai che non vedo i pirate? Vedo il portoghese. È un po' più su. È un po' più su. Portoghese, Netherlands, Plattdush, Malti, Lolcat, Lombard, Limburg. È sotto l'inglese. Appena sotto l'inglese. Quindi vedi English. Queste cirillico. Dove finisce English? Ma neanche FGH è English. Shakespeare. Ah, c'è anche l'inglese al contrario. Pirate Speak, eccolo.
Letteralmente l'inglese al contrario. 64 mesi come gli stacks su Minecraft, è vero, Bromano? È verissimo. Come parlano i pirati? Hard attack. Cacklefruit. Cacklefruit, l'uovo, cosa? Filt. Hacket of steel. Pixaco diamond. Cutlass, questo è napoletano. Greaves of diamond. Peg leg of steel. Chest plate of steel. Helmet o gold. Slicco melon. Engageable. Great ball. Tracker ball. Dai, hanno tradotto le Pokéball in piratesco. Engageable, fa ridere. Cutlass Rock, Pixaco Diamond, molto carino. Scribble, Lingo, torniamo in italiano. Però la lingua dei gatti era super carina. Però io no, anche il lombardo, forse lo voglio il lombardo. C'è anche il veneto. Sì, hanno le L barrate in veneto. Che stranissimo. Stanno già ricrescendo le patate, ma cosa succede qua sotto? Magia. C'è una patata velenosa. Wow, wow. Ah già che adesso hanno più di un corno. Più di tre, anzi. Questo Rattata è coraggiosissimo. Voi davvero molesto, eh. Questo è il Titanic, letteralmente. Io penso Bino che Bino. Roberta, che lo metti in lombardo che non capisci un cama anche italiano. Allora, innanzitutto, fatti tuoi. Secondo, hai ragione. Affumicatore. Altro dietro le quinte. Cosa diventa la altro dietro le quinte che non si poteva sapere, visto che questa è la colonna dove si scende con i cartelli da leggere. Patata al forno? Cosa? Mi si sente? Sì, 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 sì. Sì, ora sì, ora sì. Visto che questa è la colonna dove si scende leggendo tutti i cartelli. Sì. C'era un problema qui. Ho dovuto fare un pollicidio. Cioè? Immaginati che cioè per leggere i cartelli serviva un minimo di atmosfera. Immaginati di leggerla con un sottofondo di benvenuto nel poker. Esatto, gli ho chiesto di fare sterminio temporaneo. Cazzo! Oh! Worth, nel senso, fighissimo. Stravalsa la pena. Capri, vieni giù! No, non ribalza più. Non ribalza più. Ecco. Non so come si fa. Io veramente, ragazzi, ho perso tutte le energie dall'entusiasmo di questa roba che mi avete fatto vedere. Sono completamente senza parole. Grazie Lerican, complimenti Teo. Avete l'X Factor, veramente non so che cazzo dire. Sono. È stato tutto incredibile. Non vedo l'ora di risentirlo, di scendere di sotto da solo e farlo 7 volte, perché mi vergognerei a farvi vedere quante volte vorrei ascoltare sta cosa in realtà. Ma noi lo sappiamo. Mi gasa, non è vero, non puoi immaginarlo in realtà. Incredibile. Non scappa e adesso non serve neanche più chiudere, quindi. Che bello. La lascerei comunque senza polli, perché è molto carino senza polli, però dimmi tu, cioè dici tu, non è un problema. Io mi sono arrubata delle patate al forno. Vuoi la polli experience? Alla peggio guarda, non proprio. Più che altro perché, ti dirò, c'è un mio amico che si chiama Gonzalo, che saluto, che... No. Un saluto Gonzalo. C'è un mio amico Gonzalo che ha fatto una cosa super intensiva di polli. Ma tipo nascono, crescono, muoiono, pollo è già cotto. Non so come spiegarti questo meccanismo. Ah, sì, pollomatic. Pollomatic, esatto, una roba del genere. Ed è la cosa più vicina al veramente come viene fatta questa cosa nella vita vera. Talmente tanto che tutte quelle urla mi hanno messo un po' a disagio. Ho dovuto uscire da quella stanza. Sono dovuto uscire da quella stanza. Impensibile. No, adesso, perché era poco. Guarda, vieni sotto giusto un attimo. Anzi, ti. No, aspetta, Robby, guarda qua cosa abbiamo preso. In Kilabe, se abbiamo anche i lama. Avete i lama? Cosa fanno i lama di bello? Sputano. Servono? No. Ah. Però se avete vuoi i lama. Litigare con qualcuno, secondo me sì. Ok. Andiamo a vedere. Chiedi a Kuni che ha fatto laggare un intero server con i suoi polli. Va bene. Sì, i polli hanno distrutto più mondi i polli che qualsiasi altra cosa su Minecraft. Yes, è giusto. Comunque, così. Tanto sposto sotto un attimo, Robby. Sì. Okay. Vieni con me.
Mamma mia. Ah, ok. È solo per... Questo è tuo? Sì. Ora, io non so se hai visto la mappa. Premi M. M. No, era J da me. No, che... M ti fa vedere le statistiche. Premi J. Ok. Io ho messo M. Vedo questo enorme serpente di situazioni. Niente, era solo per far vedere... Sulla mappa rischiavate di vederlo se venivate sotto terra. Oh, no, per fortuna non guardo mai dove metto i piedi. Ma mai, mai, mai. Ottimo. No, ragazzi, sono proprio... Sono staccata dal mondo, sono su un altro pianeta sempre. Oggi arriva Chiara a casa, io la faccio vedere. Chiara, ottimo che tu sei qua e dobbiamo organizzare per Seul. Tuttavia, tieni queste cuffie. Mandami la reazione però, voglio la reaction. Sì, vogliamo la reaction di Chiara. Carina. Facciamo una live insieme stasera. Non è vero, non c'ho un cazzo di voglia di fare la live stasera. Ah, io no, Chiara. Non è cambiato. Sei già salita? Sì, no? Non lo chiedevo. Ah, sì, sì, no, perché ho capito che era da salire la situazione. Sì, sì, sì. Bello. Hai già preso il pezzo di polli? Sì. Madonna, rapido. Istantaneo. Ha messo già i polli? Ma sposta quell'aggeggio di merda. Le follie dell'imperatore. Io devo volvere un po' comunque. Bellissimo. Quindi adesso che vogliamo fare? Andiamo a finire Minecraft. Ma... No. Mi sembra relativamente presto. Nel senso... No, sto scherzando. Andiamo a fare l'avventura di Minecraft. Non so come funziona, però non c'è una trama. C'è una trama, potremmo farla. La trama è arrivare all'Ender Dragon. Ma sei tu. Cosa sono io? Allora, io credo di aver trovato un'altra fortezza negli inferi. Cosa? Dobbiamo un'altra assolutamente volta andare. Cosa? No, che non dobbiamo andare. Cosa stai dicendo? Certo che dobbiamo andare. Convinti e pronti. Io devo andare. Il richiamo dell'avventura mi aspetta. Paul Room, grazie dei 6 mesi. Bene, facciamo le pozioni per resistere al fuoco. C'è la cosa di pozioni con c'è dentro un po' di roba. Che cazzo l'ho messo nel metodoro? Piripipipir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 ip
due cose buone, gente. Ciao Yusam, buone nipoti, buona granatina anche. Granitina, la granatina è diversa. Madonna, ma sono pazzissimi. Quei di Gigazin hanno già annunciato la copertina e la data della seconda puntata. Wow. Devo ancora finirlo, ma è bellissimo. Hai visto che Power Pizza dai voti in fette di pizza? Sì, 90 fette. No, 100, cos'era? 110 bello. Fette di pizza. La granatina è una piccola granata. È vero. Innegabile. Allora, all'avventura dove stiamo andando io ho già le Pokéball. In realtà ho abbastanza armi, ho due picconi, un'accetta, patate al forno. Nel modoro ce l'ho in testa. Ce l'ho in testa, credo. Sì, 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 sì. Quanto rotto? Quasi metà. Ok, è giusto. Ok. Mi sto leggendo il Gigazin proprio adesso. Qual è la tua rubrica preferita? Il mio logo preferito è quello di Power Pizza, credo che sia geniale, con la freccia, con il fulmine in mezzo. E la rubrica... Forse la storia di Dado, okay. Dragon Village, quella che mi piace di più, non so. Super carina. Molto carina, vero? La canzone è quella che canticchia a volte con Juju. Intendi Snake Eater? Credo sia Snake Eater. Io ho apprezzato in particolare il racconto di Babic. Sì, ci sono anche i Kenobi's Voices. Guarda come lo distruggo questo Butterfield 38 col mio Maccargo al 38. Dove cazzo vuoi andare? Dove vai? Ti ci accompagno io, non andare da solo. Ho
fatto amnesia? Perché ho fatto un attacco che non fa danno? Non capisco. Non mi ricordo. Non capisco come funziona questo gioco dei Pokémon. Io non credo negli attacchi che non fanno danno, scusate. Quindi devo cambiarglielo immediatamente. Allora, mosse. Al posto di amnesia metto... molto bene. C'è sassata volendo. Però ho già forza antica. Però forza antica è poco. Qualcuno che dorma? Nessun. Buonanotte, dorma. Io sono nell'altro mondo. Come? Sei già morto? Allora vado a dormire. Non si può dormire. Sono belli sti biduff che ogni volta si mettono a... cosa sono quei pesci? Sono quattro bottiglie in chiostro. Raga, vi prego, guardate quanto è in pace questo biduff. È sempre lui? È sempre lui. Allora, o è in pace o è intrappolato lì. No, no, è in pace, me lo ha detto. Umana, aiutami. No, non andare via. Non capisco di cosa stai dicendo. Stai lì, stai molto bene lì. La barca la metto camera. Prima o poi ci giocherai. Si fa anche di notte. Giocatori competitivi di Pokémon dopo la frase di Robby morti. No, raga, allora, io ho capito perché il Pardo non vince. È perché fa degli attacchi che non fanno danno. Se facesse solo attacchi che fanno danno, riuscirebbe a vincere. No? Cioè, è ovvio alla fine. Sì, penso funzioni così, no? Capito? Cioè, se no come fai danno? Non lo fai? grazie. Ma figurati, seguitemi per altre lezioni. Seguitemi per altre lezioni. Oh, ma che cacchio. Sono bloccata qui. Ma che carino questo Diglett che è sceso delle scale. Come se fosse fisicamente possibile questa cosa. Credo di aver trovato la strada che serveva per correre. È la prima volta. Bromano, ti sei perso Megalovania. Oh mio Dio, che paura. Porca puttana la merda. Ti immagini il rewind. Tipo adesso torniamo tutti giù. Ogni volta che pi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 p
dov'è? Ce l'ho nell'altro server. Sì, negli altri pantaloni. Scusami, questa era volgare, sì. Scusami. Come si? Ormai. No, io ho fatto... Non ho fatto un cazzo perché ho giocato ad altro e quindi... Però ho il mondo in singolo dove ho fatto una roba creativa mentre guardavo le live e le tagliavo. Oh! Oh! Quelle che ti ho fatto vedere anche, tra l'altro. Oh! Ah, ma... E hai visto quella di Saturnay? L'ho scaricata, erano 7 ore, quindi ci ho messo... Cazzo! Non vedo l'ora che tu la veda! Non vedo veramente... 7 ore di Ace Attorney, cosa? Ferdi, tu non c'eri? Mi sono perso l'altro giorno. Non ci sei stato mercoledì? No, mercoledì non c'ero. No, non hai idea. Abbiamo finito Ace Attorney, ma è finito in un modo... No, vabbè, so come finisce, non è che non ho idea, però... No, ma non sai come finisce. 6 ore... Sì, ore e poi un'ora per capire come far andare al microfono. È incredibile, okay. Il finale di Ace Attorney è incredibile. Non vedo l'ora che Gabri lo veda. E poi lo pago e attraverso i soldi succederà un capolavoro. Attraverso i soldi saremo felici. Sì. Chiedilo a quelli che hanno, che adesso useranno le mie tasse come pensione. Chiedilo a loro. Infatti, quanto cazzo sono felici. Vaffanculo, stronzi. Che cazzo di tasse che ho pagato, raga. Siamo tutti veramente... Ma tutti, Anche l'Apo l'altro giorno, senza che io gliel'abbia chiesto, anche Gian Michael fanno, ma questa settimana giorno di tasse, sono un po' giù. Pure io, raga, lascia stare. Cioè, siamo proprio tutti un po' depressi per sta storia. Ma chi è che ha reso legali le tasse? Io non lo so. Me la prenderò con Slowpoke, sicuramente con è stato lui. Con un po' lui. Di culo prima o poi finirò anche io in quel mondo. Con un po' di culo vuoi avere le tasse? Cosa stai dicendo? No, semplicemente se devo aprire... A un certo punto vuole vivere. Se prima o poi aprirò partita IVA perché riesco a cambiare lavoro di merda, avrò anche quel problema poi. Can relate, fidati, non vorrai avere questo problema poi. Cioè immagina un anno illuderti di avere quei soldi e poi qualcuno te li porta via. Perché dopo un po', capito, guadagni poi ad agosto dici non mi freghi più, io lo so che poi li do tutti via in tasse. E poi dopo un anno te lo scordi e vedi quella cifra e dici...
Sono stato bravo, ho speso poco, ho veramente fatto un ottimo lavoro, messo tutto da parte in modo da non essere... Pam, tutto via. Ma cazzo, arriva lo spato a dire giù. Già, e torni senza niente. Come si incanta? Ti serve... Vuoi troppo indistruttibilità. Aia, ma che mamma mia, che paura, stavo così rilassata nel mio cazzo di mondo, porca puttana. Ma poi cadi. Sono cagata addosso. Comunque le cose in creative te le mandai su Telegram, quindi in teoria le hai già viste. Snake Eater. Andiamo a prendere altri Pokémon, amici. Andiamo tipo, in quei posti con dove ci sono dei Pokémon super diversi. E allora mi sa che dobbiamo non andare agli inferi, ma viaggiare. No, allora, io sto facendo le pozioni per tutti, adesso andiamo agli inferi. Facciamo gli inferi, oh mio Dio. Teo, sono Pokémon anche lì, quindi... C'è un'invasione di granchi qua? No, vabbè, sto scherzando. Ma c'è sempre un'invasione di granchi su queste isole. Gnam, Surimi! Ma non di resistenza al fuoco. Sai com'è? Magari aiuterebbe avere un po' di resistenza. Ma se guardi la mappa, Roby, ce n'è un macello. Surimi! È vero, sono proprio tanti. Perché non funziona? Ah no, serve la redstone e non la glowstone. Okay, ma quanti? Bisogna l'acqua, qua ho fatto l'acqua perenne. No, serve la redstone. Dove stanno i minerali? Gemme affini. Cos'è questo posto? Hai fatto una pozione. È casa nostra. Quello lì è la vasca con le carpe koi. Oh, le parche toi! Le capri koi! Le parche toi. Qualcuno vada a dormire prima che arrivino i fantasmi. Ancora. Di nuovo, sì. I fantasmi sono quelle cose che volavano? Succede schifo, quando non urlano. Dormi per un po'. Hai le allucinazioni, tipo. Vado al sonno. Il castello è a forma di Pokéball, cosa? Merda! Raga, è vero! L'avete fatto apposta? Sì! Ma siete dei in realtà a me sembrava una girella più che un... La morale è sempre quella. L'Erika ne ha fatto apposta. La voce che si spezza a metà. Abbiamo fatto la Girelball. La Girellaball. Bellissimo. Che paraculi. Ma com'è che paraculi? Ma è bella come cosa. Sì, sì, è tutto voluto, ragazzi. Comunque siamo paraciculi. Gemme affini. Peccati sta felce. Quindi quanti siamo nel server? Siamo in 5. Io quante pozioni? Dimmi che ne ho fatte 15, 3... 6, 9, 12, 15 sono troppo figo, le ho fatte precise. Allora. E allora dicilo! Allora, 3 pozioni di resistenza al fuoco ciascuno. Mm-hmm. Le trovate nella chest accanto alla... Allora, c'è una chest con scritto pozioni qui. Sì, ma questa l'ho fatta apposta solo per adesso perché mi serviva l'acqua e quindi avevo l'inventario pieno perché le bottiglie d'acqua non staccano. No, fa vedere. Quindi to. Ragazzi, stavo pensando di fare un podcast. L'idea ci è venuta con Antonio. Di cosa parliamo? La mia idea è la seguente. Visto che forse a video non riuscirò mai a fare una roba del genere, io vorrei parlare dei videogiochi, molto originale ovviamente, ma nel senso che voglio narrare un videogioco dall'inizio alla fine... Con tutti gli effetti sonori, ovviamente con tutti gli spoiler, perché è una cosa che dirò. Se tu ti ascolti questa puntata vuol dire che non puoi giocare questo gioco, ma è come sentirtelo dall'inizio alla fine. E mi piacerebbe tantissimo fare una roba del genere con Paolo, che è bravissimo coi suoni. Mamma mia, ho visto quel Cubone veramente slittare da morire. Adesso mi sono tranquillo, vado più. Hai preso una pozione sola, vero Robin? Sì, una sola. Prendine 3. Ah, ok. Le porto io per attimo. Vai, continua pure. E mi piacerebbe niente tantissimo che la gente che si ascolta il mio podcast sente un'ottima, grazie mille Larican, una ottima narrazione di un gioco che sa che non giocherà mai perché non ha un cazzo di tempo. Allora, ci sta. Il discorso praticamente è come hai fatto
tipo la 12 ore dove hai parlato di Doki Doki. Sì, sostanzialmente, bravo. Contributo visivo, praticamente. Ma senza contributo visivo? No, Bromano, io l'ascolto sempre. Non è vero, non sempre. L'ascolto la moca, non è quello. No, 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 è diverso. Immagina... cazzo, le audiocassette del Re Leone che ti sentivi da piccolo. Non so come spiegarlo. Scusate, non volevo dire cazzo perché ero... tipo, cacchio, non mi viene in mente... Hai presente gli audiolibri di Harry Potter? E quindi Harry si girò. E c'era un fulmine, non lo so, quando Harry si gira nella sua vita. Quella cosa. Ogni volta che si gira, cade un fulmine. Gira un sacco di volte. Vuoi proprio spiegare il singolo gioco dall'inizio alla fine? Mi piacerebbe molto. Narrarlo più che spiegarlo. Allora, un'altra cosa interessante potrebbe essere, al di fuori di narrare il videogioco, magari fare una piccola prefazione. Dove parlo? Sì, assolutamente. No, dietro le quinte di come è nato il gioco. Sì, sì, sì. Tu sei un parafulmine, Ma quello già richiede un lavoro diverso. Cioè, una cosa è narrare il videogioco, la tua esperienza, cosa una ricerca devi farla tutta, perché tanto tutto il gioco 90% non te lo ricordi. Sì. Quindi sì, sì. Allora, ti spiego, praticamente l'idea del podcast sarebbe una serie di giochi narrati con un editing audio pauroso, cioè deve essere una roba a livelli potentissimi, dentro il quale c'è prima una spiegazione di cosa vado, cioè non parto subito con... Harry Potter è un parafulmine. No, prima dico... Cosa? Perché ho letto già Michael, tu sei un parafulmine, Harry. Prima parto dicendo, buongiorno, oggi se stai ascoltando questo podcast vuol dire che sto gioco non lo giocherai mai, e ti parlo di Other Wilds. Other Wilds è questo gioco, è nato così. E la prefazione è, io ti dico, bro, tu te lo devi giocare, sto gioco, cioè devi assolutamente giocarlo. Non te lo consiglio, ecco, se hai come poco spieghi tempo. Other Wilds? È difficile. No, è proprio per quello che voglio provare a mettermici sotto. È difficile narrare Other Wilds, nel senso che la mia personale esperienza di Other Wilds è come io ho vissuto e nel mio ordine, narrando le varie cose che trovo in vari pianeti. È quella la parte difficile. E quello non credo esista già. Ovviamente lungi da me copiare qualcuno. Varie peripezie con astronavi che partono da non è che lo voglio spiegare perché così ne hai un'idea e poi lo giochi. Io te lo narro così a fine del podcast, pur non avendolo mai giocato. Sì, diventa... tu sai che cos'è e l'hai un po' vissuto. Ma perché te lo dico? Perché comunque, raga, comunque giocare ai videogiochi è un privilegio. Devi avere soldi e tempo. Quindi ci sta adesso... che una persona voglia avere a che fare con dei giochi così belli senza che io ti dica, però, bro, te li devi andare a giocare, perché non tutti possono farlo. È vero questa cosa? Chi è che continua a suonarmi? Sì, poi cosa? Magari ci sono anche quelli magari che non hanno voglia di recuperarsi l'uno di un gioco e che vogliono iniziare dal due, e così possono recuperarsi. Sì, una roba del genere. Io penso sempre come prima cosa Danganronpa. Nessuno si gioca Danganronpa, raga. Nessuno vuole giocarsi tutti Danganronpa. Eccomi qui. Allora, giocherei anche, ma in inglese. È stato un gioco che è 90% testo. Esatto. Giocarlo tutto in inglese è più pesante di un giocarsi qualsiasi altro gioco che è il cui gameplay non è leggere testo. Motivo per cui non ho ancora comprato manco le trilogie di Phoenix Wright, perché nonostante il gioco sia tradotto in italiano, su Steam c'è solo in inglese. Capito? Quello è un ottimo modo per avvicinare alla saga e dirti, ok, so tutto, magari ti vuoi solo vedere l'anime di Danganronpa e basta, però ti manca tutto il 2, cioè del finalmente primo... deve non smetterla di suonare, ora mi incazzo. Posso evolvere Iglibuff? Toh, vi qua. Ora ho un brufolo in testa. Aspetta, dura poco questo Iglibuff. Come disco Elysium. Ah, comunque brufolo in testa. Madonna, Disco Elysium anche. Io pensavo soprattutto a Danganronpa. Cioè, non ti vado a spiegare i Pokémon, capito? Cioè, nel senso, tutto iniziò a Pallet Town. Nel senso, non me ne frega niente di spiegare i Pokémon. Pokémon li giochi se vuoi, non so, non vuoi. Però giochi tutti in inglese. In realtà, forse... No, non potrei spiegare Undertale, credo. Credo che lo sappiano tutti. Però una roba del genere. Beh, è un'idea che ho da un fatto, po'. Quindi. Undertale, è vero, boh...
cioè per me Outer Wilds è ancora più impossibile di Undertale. In realtà Outer Wilds non è così impossibile, perché per fare un racconto del genere tu semplicemente riassumi quello che dovrebbe essere il percorso pensato da chi ha fatto il gioco per coprire cose. Secondo me è una roba del genere, audio un'esperienza incredibile. In realtà non succede così. Lo farei con gente capace. Potresti giocare a tutti i titoli precedenti, però... abbiamo capito che dovrebbe uscire. Tu dici di concentrarmi sui giochi... Allora, sarebbe sui giochi che mi piacciono e voglio condividere, nel senso... Mi metto a... cosa faccio oggi? God of War, e lo gioco da zero, nel senso... Sono giochi che ho giocato. Outer Wilds, secondo me, è un qualcosa di molto interessante... Perché, a parte che hai una, secondo me, libreria di suoni per farti sentire nello spazio incredibile. Che succede? Arrivo. Potete parlare, scusatemi, non volevo interrompere nessun flow. Ok. Allora. Ma quindi ci dobbiamo andare in Stone Nether o no? A quanto pare io sto preparando le porte di ferro, perché i porci passano. I porci passano? E tu poco. Senti, io a sto punto faccio così. Ti ricordi la nero pietra che prendesti l'altra volta, Lerican? La uso io adesso. Va bene. Una patata che vola. Gente capace, cala il silenzio. Sì, io stavo... Quando mi metto a parlare dei miei progetti, di solito vado nel mio posto preferito, sia il gettone delle gicocche, e raccolgo tutto. Ma infatti... Seguo il flow. E quindi niente. Vai a Gicocca? Vai a Bicocca? Vai a Gicocca Village, esatto. Scelgo una riga a caso, senza... Allora. Senza... senso. Pronti? Ai posti? Via. Vediamo chi prende più gicocche. E quindi allora, niente, semplicemente vorrei provare a fare questa cosa. Siccome già con Paolo l'altra volta si parlava di fare un podcast, che lui è gasatissimo nel fare i podcast, secondo me questa è una buona idea. Ma poi, in realtà vi dico, non deve essere fare i podcast, secondo me, a parte appunto se lo fai di lavoro, partecipi alle premiazioni dei podcast, non deve essere una costrizione, nel senso devo fare il prodotto più geniale di sempre. A me piace tantissimo, come avrete visto in alcune 24 ore, parlare di videogiochi che mi piacciono. Anche uno Yumeniki, un Doki Doki, sono cose... L'unica cosa dei giochi giapponesi cavolo, che Yumeniki, mi... Yumeniki sarebbe tanta roba, perché molta gente piccola non ha assolutamente idea di cosa sia Yumeniki. Cioè tu senti parlare di sto gioco, poi dici... Anche se uno ha voglia di andarselo a recuperare, vede che cosa è Yumeniki e dice no, ok. Yumeniki ci butto dentro tutte le mie teorie. Io avevo 16 anni quando ho fatto una teoria in un forum lunga... Secondo me una 10.000 parole, una roba del genere. Era una teoria lunghissima, dove praticamente davo un senso a quello che vedevo e davo una scheda psicologica a... come si chiama la tipa? Non mi ricordo mai. Non si chiama Nikki, si chiama Terasu. Yume. Si chiama Yume, esatto, si chiama Paola. E gli dicevo che cosa stava soffrendo, come mai e perché questa teoria secondo me aveva senso. Ed era tutto un miscuglio di traumi. La sua, il fatto che era transgender, secondo me, perché c'era un botto di bagni in un livello, era pieno di bagni maschili e femminili, ti giuro, pieno. Vuoi che metto il link in chat? Sì, volentieri. Una roba del genere serve semplicemente perché mi piace l'idea che la gente... Ti faccio un altro esempio, Ferdi. Tu conosci Chiara? Di tutto. Sì. Conosci Chiara? Più o meno. Rocco? L'hai mai vista? Forse. Circa. Una volta l'ho vista in live su un canale, non lo so. Ecco, prendi Chiara, per esempio, okay, che si può dire che ami videogiochi. E si può dire che ne sappia un botto di videogiochi. Ma tu, Chiara, se le dici giocati Outer Wilds, lo farebbe? Outer Wilds, probabilmente sì. Cioè, però glielo devi impiattare bene. Capito cosa intendo per impiattare... Perché ci sono persone, tipo Chiara, che non c'è niente di male, che non amano alcune meccaniche di videogiochi, nonostante la trama sia figa. Quindi rischiano di perdersi delle cose, perché anche quello fa parte del privilegio. Avere un po' di... Le mani. Avere le mani... Sì, vabbè, io non ce le ho, quindi non posso parlare per me. Però l'hai finito il gioco, quindi vabbè. Sì, ma porca miseria.
Però ci sono persone che non possono giocare ai videogiochi, magari non ce la fanno, non riescono, magari si incazzano perché non riescono a fare due cose o non gli piace la difficoltà messa, e quindi... Se, perché l'altra volta, vi spiego, mi è venuto in mente molto spesso questa cosa, in realtà vorrei farla in forma di video, però video è tutta un'altra cosa, un mondo che non conosco. Già secondo io c'è tipo il doppio del lavoro da fare. Madonna, comunque. Sì, devo anche truccarmi. Mentre il podcast sì, è quello di cui non parlavo. Esatto, quello è tre quarti del lavoro, il trucco. Il trucco? Come osi? La... E quindi avevo questa idea in mente perché l'altra volta si parlava nel panel che ho fatto a Comic Con di Bergamo come il videogioco come mezzo di narrazione. Quindi il fatto che il mezzo di narrazione diventi accessibile grazie a una narrazione più inclusiva, non nel senso di una terminologia giusta, non è che vado a raddrizzare la non inclusività di alcuni giochi, semplicemente non tutti possono essere videogiocatori. Per motivi che io dico sempre, o soldi o tempo, io vorrei essere una che ha il tempo di giocare tutto, ma non ce l'ho. Però io stessa vorrei che, per esempio, qualcuno mi raccontasse Final Fantasy. Ti faccio un esempio stupidino. Io non ho mai giocato un Final Fantasy e non so niente di Final Fantasy, ma tutti mi parlano di Final Fantasy. Piuttosto che andarmi a vedere, magari, di andare a capire chi me lo narra meglio su YouTube... con immagini, con video che sono effettivamente belle le immagini video, magari da un podcast parte con 3 minuti mega coinvolgenti, con i giusti suoni, la giusta narrazione, la giusta scrittura, e dici porca troia, magari come viverlo, non so, perché comunque è il limite del video, però avete capito cosa intendo. Con un buon narratore si può fare tranquillamente una cosa del genere. Sì, magari chiamo Gian Andrea e doppio a tutti. Doppia maschi, femmine, doppia anche gli animali, tutto. Ti come in Final tutto. Fantasy 16. Cosa? Veramente? Io, allora, sti giorni ho giocato Final Fantasy 16. Da quando l'ho iniziato ho detto, devo fare il counter di Gian. Ossia, ogni volta che sento Gian doppiare un personaggio nuovo, me lo segno. Ah. E sono arrivato a 23. L'Ubaldi counter, vedo. L'Ubaldi, prima o poi. Io questa cosa non posso farla perché ho switchato subito lingua originale. Quindi Gian Andrea ha rubato il lavoro a Pietro Ubaldi? No, non credo. Ah, ok, io voglio tenerlo l'Ubaldi counter. Ma per una volta che ci abbiamo un Final Fantasy doppiato in italiano, tu switchi sì, ma... Cosa hai switchato, inglese o giapponese? Giapponese. Ma non è lì sbagli perché non è la lingua originale, il doppiaggio originale è inglese. Oh, cacchio. No, lo so, e si vede un casino perché i sottotitoli non matchano, però lo preferisco in giapponese in questo caso, perché appunto la casa editrice è giapponese. Mi fa facciamo un drinking game con Gian Andrea. E Paola Nicchi. Purtroppo c'è... Hai perso punti oggi, Eric. Senza togliere nulla, perché non ho niente contro il mondo del doppiaggio, ci mancherebbe. E purtroppo si nota tantissimo quando doppiano un protagonista e quando doppiano la scartina di turno che dirà tre frasi e ciao. Beh, quello è Gian. Si vede un casino. Stai insultando Gian indirettamente. No, se semplicemente se lo ascolto si nota la differenza. Allora, una cosa che non hanno doppiato sono le folle, e quindi quando c'è una folla in alcune quest... Silenzio. No, si sente che la folla è in inglese. La fa tutta Gian Andrea la folla. Sì. Oh, brutto scemo, ma chi tu? Sì, tu. Oh, ma come osi? Bello, però solo Gian Andrea. E quindi anche solo un po' per atmosfera ho preferito... Infatti si chiama Gianal Fantasy. Gianal Fantasy. No, Anna, no! Gianal Fantasy. No, cosa sta succedendo? No, quella è la non ho detto nulla. Potrebbe sembrare che abbia detto qualcosa. E allora, certo. Ho sentito. Ma raga, sto cassette beast è bello? Qua... Sembra cosa? Simpatico. Ho visto cassette mezza beast. Live, però... Non lo cassette so. Beast è incredibile. Allora, okay. Me l'ha scritto anche Matt. Aiuto, giocalo, perché tipo ieri ha detto, ma sì dai, non facciamo una live lunga, staccata l'una. Ho fatto danni io ieri da Matt, cioè? Perdonami l'Erican. Ah no, io dopo un po' sono andato, perché porca puttana. Allora,
c'era un ragazzo che ha consigliato Cassette Beats a Matt su Instagram e, Matt ha chiesto ma com'è sto gioco, a che io gli ho risposto nelle storie no guarda giocalo è molto bello, e lui preso benissimo poi ieri sera è andato in live e ha detto vabbè proviamolo. Ok. Però non so quando è iniziata la live. È iniziata classica alle 8, se non ricordo male. Alla fine cosa è successo? Ho detto ragazzi, ci chiacchieriamo un po', poi decidiamo cosa fare, ma non sto tanto perché sono stanco. Ok. Già. Lui era a mezzanotte, dai. È stato molto bello questo gioco, però adesso tocca andare perché insomma è un po' tardino, arriva Ferdi, no c'è cugino, me lo riapro il gioco, arrivo io e faccio ovviamente come sta, tutto bene, e lui fa sì abbiamo appena provato questa pista, vabbè dai vai, cioè Ferdi facciamo un'altra ora almeno, bello, stato un'ora e mezzo. Madonna, allora lo io sono ritornato e ho detto scusate ragazzi ho fatto danni, allora, bravo fai danni nel senso che voleva staccare. Secondo che ha detto Matt, e lì mi baso su quello che dice lui, perché io come cazzo si chiamano? Non i persona, gli altri. I Shin Megami. Ecco. Ha detto che strizza molto l'occhio a Shin Megami Tensei. Non ci ho mai giocato. Sì. Però sì. Di base, se ti piace. A chi piacciono i giochi stile Pokémon, secondo me può piacere. Ti cito testuali parole del signor Ceniti. Il signor Ceniti dice: tutto bello, veramente allucinante, tutto ciò che poteva essere e non è. E già questo me lo vende bene, raga. Sì, è vero. L'ha detto anche in live, è vero. Me lo vende bene. Sono comprata. Costò un po' di euro, ma Matt li aveva e li ha spesi. Eccomi. Come va? O gliel'hanno mandato. Cassette Beast ha un PR manager. Che in sconto adesso a Cassette Beast? Cioè, è tipo su Switch? Non è un indie? È su Switch, ma su Switch la ghicchia, quindi giocalo magari... Come la ghicchia? Come fa la ghicchiare? Ti giuro, va a 30 su Switch. Ti giuro? Ha dei cali. Ma ci sarà su Steam? Sì, c'è su Steam ed è anche scontato adesso, quindi... E a loro... Se volete, potete andare su... È molto più Shin Megami che Pokémon. E io non l'ho mai giocato Shin Megami. Sì, è molto più Shin Megami. Nemmeno io. È bello, Shin Megami? Perché paragonano Shin Megami ai Pokémon? Perché, allora... È complessa da fare, fai conto che... Così, ci sono delle catture da fare, ma non è esattamente il Pokémon che combatte. Ah, è lo stand? Diciamo di sì. Ok, concettualmente allora è un punto. Punto per me. Diciamo, io non lo dico, lo dici tu, ti assumi tu le tue responsabilità. Io, vabbè, cosa avrò detto? Scusami. Scusate. No. No, io ho una reputazione da difendere. La Madonna! Ah sì? Sì, contro Giorgio, sempre comunque. Ti Soda. Larry Carney, io ti ho perso. Questa tua versione di quattro canzoni insieme, devo ancora capire da dove arriva. Soda, nena, no, è quella di Giorgio, è quella sono Cino, Salame. E allora assomiglia a tre canzoni diverse. E fa pipi pipi sempre tutta colpa di pipi pipi cacchio duro soda vedi pipi e Star Wars per esempio quale Star Wars scusami uno Star Wars dinne uno va bene allora all JoJo Teams allora non ho visto Star Wars ma sono abbastanza sicuro che non sia Star Wars. All'Erica è andata via la luce, io invece ho scoperto che quello che suonava era il mio proprietario di casa che mi ha detto che da lui c'è una perdita e non ho capito ma l'ha scritto a me. Vigianze. Ma continuiamo, dimmi tutto. Fa straridere. Oggi che giorno è? 8. Questo... E chi direttamente vince? Dal libro delle barzellette ovviamente. Di Totti, esatto. Giuro. Ha bisogno di parlare con una certa urgenza. C'è una perdita di acqua nel suo appartamento. Grazie. Nel mio appartamento?
Ah. Cioè? Ci sarà una perdita nel tuo appartamento. Emiliano sta vincendo. Che l'acqua che gli grona dal soffitto. Ah, quindi da loro perde acqua per colpa mia? Sì. Porca troia, capisco l'urgenza adesso. Cazzo, devo fare Raincoat, ma mi sa che... Cioè, l'Erican purtroppo è stata la luce. Adesso gli scrivo. Allora, ora vi trovo la sigla. Però non mi ricordo. Eccolo. Sono Cino Sadame, si chiama. Sei Ciro. Giorgio. Piri. È questa qua che sto cantando. La sto facendo sentire live, ovviamente. Ah, è Piri. Suona così. Questa canto già sempre. Che tu le puoi far sentire perché hai fatto l'encode di... Io non so di cosa stai parlando e sto usando un Nintendo DS. Soprattutto. Cosa? Ah già, tu non c'eri mercoledì. Soda. Vedi qua. Scusami. Sono perso un po' di cose non venendo in live mercoledì. Allora, c'è questa battaglia fra me e l'ovvietà in cui io dichiaro... con molta veemenza di utilizzare un DS moddato. Perché è vero? No, ma proprio il DS, non il 3DS, il DS, il Nintendo DS, quello che nessuno qui in chat aveva l'R4, proprio quello. No, quello, cos'è un R4? È dopo l'R3? Non capisco. Cosa? Cos'è un R4? No, lo so cos'è un R4, raga, lo so benissimo. È che per le autorità si nega. Lo sai? No, tu lo sai? Allora, penso stia per ricaricamenti illegali qua. Merda! Non è così che devo dire. Adesso devi trovare 4 parole consecutive di senso compiuto che iniziano per R. Allora, ricaricamenti rovinosi, riciclati, rimasterizzati. Rambo 4. Rambo, questo era scritto la chat. Lo sa, io mi dissocio, io non ho detto niente. Ah, a un certo punto ho urlato mi dissocio mercoledì, ricordo distintamente. Comunque, risentiamo il pezzo importante. Un po' come non sapere che cos'è un action replay. Cosa? Suona. Cosa? Fine Giorgio. Ah, è quando fai... Ma c'è un Gengar! A rivedere le azioni. Ma c'è un Gengar. Ma dove li trovate sti pavoni fichissimi? Ricaricamente rumidi rappresentativi... Rudy. No. Ricaricamente randomici rimanenti Rablam, Sora e Nana. E poi ricomincia Giorgio, esatto. Ma quindi questa avventura? Io sono nel Nether. Io sto picchiando un Pokémon da quando abbiamo iniziato. Io sto picchiando Gicocche. Stiamo aspettando l'Erica. Vado da. Vedi? Vado dal Nether. Saluto. R4 portachiavi G. Via il Nether. Vado via il Nether. Ragazzi, mi sapete dire dov'è culo? Perché io ci dovrei andare. Continua a farmi. Ho visto lo sticker stamattina. Che bello. Anzi, ve lo cito e viene cose da fare là? No, ho sbagliato a dirlo. È un po' diverso. Testuali parole. Io dovrei andare a fare. Esatto, perché ci dovrei andare a fare. Ragazzi, dov'è culo? Perché io ci dovrei andare a fare. E c'è Hulk incazzatissimo. Black Dry, grazie di 49 mesi di sub. Addio ai miei occhi. Grazie mille. Buonasera, ragazzi. Ma quello è... Buonasera. Quello è signore e signori, soda. Buonasera. Dove Roby cercò di dormire. Minchia, olio su tela, guarda qua. Che ridere. E questa? Olio su tela, questa piccola? Dove sono? Questa piccola? Combatto. Ragazzi, mi ha scritto Chiara. O no? O sì? Sì, sì. Boh, dipende. Cacchio, ma c'è... Chiara esiste, noi prei. Ragazzi, ma mi sapete dire quali dei vostri streamer preferiti sono a Parigi? Così gli scrivo e mi accerto che vale tutto bene. Io non lo so chi c'è a Parigi in questo momento. Boh. Qualcuno dei vostri streamer prefe è a Parigi? Io c'ho la live di là. Io ho la live di là che sta... C'è Fra che sta a Parigi. Hai live?
È in live adesso, in questo preciso alle 12? Istante. Ah, per i rivals. Eh sì. Madonna. Oh, belli, si vincono i soldi, lascia fare, però... Che casino. Beh, è su Fall Guys. Un paio di VTuber italiane. Fall Guys. È vero, ci sono di Arika e Yuni. Ah, io le vedo in Giappone. Si possono fare le scale di Netherrack, immagino. Che palle, erano ad Amsterdam, ci ho passato circa 40 secondi con di Arika, basta. Ah, è tuo. No, sono i mattoni. Quella è una Master Ball? Mi sembra eccessivo usare una Master Ball per un Centriscorch, non credi? È una roba personale. Non ho voglia di sprecarne 800 delle altre. Entrava con la Safari. Cioè, io Teo sto... è già al punto dove deve usare le Master Ball. Deve, capito? No, no, ne ho fatte tre per fare i quadretti, quelli del tempio. Ah beh. Che imbarazzo. Scusa. Guarda. Ti fisso. Non arrivi qua. Che cazzo è sto rumore? Ah, è lui. Si è teletrasportato dove non so. Boring Jupiter si chiama Cobblemon. C-O-B-B-L-E-M-O-N. Lascia stare il mio amico Teo. Guarda, meno male che ce l'ho io, Teo. Cosa? Anche Yuni. Diarico Yuni. Allora devo fare. Penso devo che lo scopriremo una... nel TG, nelle cronache di guerra. Ma Sara? Sara è al TwitchCon? Sara Curolili? Non lo so. Di cognome? Curolili è proprio il cognome, sì. È proprio vero. No, secondo nome è Lili. No, Curo è il cognome, Lili è il soprannome. Arriva Roberta a far kill stealing. Io non so neanche cosa vuol dire, non lo parlo il francese, infatti non sono andata al TwitchCon. Sara non è andata, mi immagino oh no. Già Michael che le fa scrivere un documento dove firma e attesta che non deve andare dove ci sono le proteste. Mi raccomando, ma se mi... firma qua e non dire nient'altro, ti prego. Santo cielo! Si uccidono nella lava per non farsi catturare. Sarà andato solo per il giubbotto antiproiettile, sì, c'è viola. Ma scusami, ma io lo volevo il giubbotto antiproiettile. A me è andato un ombrello che ho lasciato lì, tra l'altro. Vedi, per questo che non ti hanno dato il giubbotto. Il giubbotto te lo davano solo se consegnavi l'ombrello. Cazzo! Era la quest da portare avanti. A noi è andato i giubbotti e poi invece ad Amsterdam... un po' di cose, niente di troppo. Soda. Che palle sta canzone fissa nella mia mente. Io non so cosa sto facendo qua sotto. Però Lerica è andata via la luce. Io non se ho idea. Scrivo. Scrivi che si paga la bolletta. Guarda, secondo me ne paghiamo fin troppe di bollette, ora di basta. Ti aspettiamo, tutto bene? Gli è andata via la luce circa 10 minuti fa. Io volevo un giubbotto antiproiettile, non pensavo che l'avrei mai sentito. Ma sono qui. Dove sei, Lerican? Qui è molto relativo. Non so bene dove ti trovi in questo momento. Che vuole? Perché è incazzato? Che fa? Cosa state facendo? Io niente, io sono appena arrivato. Io ho visto un maialino. Alla fine non è la luce, mi si sta riavviando il PC a caso. Azz! Merda, mi spiace. Forse anche peggio. È minchia? Qui è da nessuna parte nello stesso tempo. Eterocan. Etero? Eterocan. Eh? Eterocan. Hai molti problemi con questa parola, ho notato. Ci sono due lupi dentro di me. Homo e sessone. Cat. Ah. Homo e cat, esatto. Non ho visto le figurine. Ferdinando.
Dimmi tutto. Ferdinando, hai visto gli orologi? Soldi. Sì, quello c'era in live. Santo, che ore sono, Roberto? Cielo. Scusami. Sono le... è ore di comprare gli orologi, 12 e 14. No, ma allora ce l'hai già l'orologio. Merda! Non è vero, merda! Non so che ore sono. Merda. Ecco, questa era la risposta giusta. Che cazzo di ore sono, raga? Qualcuno me lo dica. I due gender sono homo e cat, esatto. Esattissimo. Io vi ho persi, ragazzi, vi giuro. Ero qua vicino a te, secondi fa. Ti vedo, alza lo sguardo e sono qua. Ma raga, ma mi sa che... mi sa che io vi devo lasciare qua perché... allora, dovrei giocare Raincod ed è mia... voglio giocare Raincod. Ma c'è Chiara. Il no, credo sia più importante l'acqua per il adesso. Problema è che mi hanno detto di questa cosa che il mio condominio perde. Non so veramente come devo fare con questa storia. Mi sa che non posso esimermi dall'andare a vedere. Ovviamente sono in mutande. Ah, anche lui è rivals, il tuo condominio? Sì, sì, è in live a Parigi. E se si allaga è una cosa buona. Cioè, mi sa che io sto allagando l'appartamento di qualcuno in questo momento. Quindi, porca vacca, mi sa che devo andare a vedere. E faccio Raincod lunedì, magari. Non lo so. Porca miseria. Aspettate che muoio. Puoi anche tornare dopo, se vuoi. Sì, ma non sto ad aprire due live. Non sto a fare due live separate, credo. Anche perché dopo deve arrivare Chiara. Che palle! Sì, non so più come uscire. Rieccomi. Bastava uscire dal gioco. È vero, ma dovevo spawnare il mio letto. Buonasera. Già, bentornato. Non mi apre più Twitch, ma in compenso il PC per ora è fermo. Ostia, va a casa. Ragazzi, mi sa che devo chiudere la live. Mi dispiace tantissimo di fare questa cosa. Mi hanno avvertito che nel mio appartamento c'è una perdita. E siccome non la sto notando io, mi sa che la mia perdita dà fastidio all'appartamento di sotto. Ah. E quindi mi sa che non posso restare in live mentre succede questa cosa. Devo andare proprio a vedere con urgenza. No, mi sa proprio di no. Ti sto causando problemi, anche perché continuavano a suonarmi. E di solito è qualche persona anziana che apre nel condominio e sono quei truffatori che dicono abbiamo controllato il contatore. E io, ma chi cazzo siete? E vanno via. E io ogni volta li ignoro. Stavolta devono controllare davvero. Stavolta se c'è il proprietario, è il proprietario della mia casa, ragazzi, mi caccia via, se no. Direi che stavolta è vero, sì. Sì, vedrai che non è nulla. Ma bisogna... adesso vado di sotto e sto ammuffendo una camera da letto, tipo. Alla peggio, vuoi andare a dare un'occhiata veloce? Poi se torno, no, più che altro mi devo rivestire, vestire, uscire e probabilmente fare entrare gente in casa a vedere cosa... che caldo, magari. Chiaro. Quindi devo chiudere la live qua. Tanto è allagato, quindi. Esatto, tanto vado a nuotare. Ragazzi, rimandiamo Raincod a... facciamo lunedì, faccio un po' di disegno e un po' di Raincod a questo punto. È l'unica che mi viene in mente per ora. Però vi aggiorno presto. Scusatemi l'inconveniente, ma avere un proprietario che mi lascia la casa è molto importante per me. Non voglio sembrare una brutta persona, cioè... pago l'affitto puntualissima, ma se sta cosa mi fa perdere la casa, mi ammazzo, sinceramente. Devo togliermi il costume da patata e vestirmi in borghese, esatto. Vi aggiorno su Instagram o su Telegram, è lo stesso, non importa dove siete più comodi. Grazie mille di aver seguito la live, devo chiudere al volissimo. Mi spiace. Bacetti a tutti, ragazzi. Grazie mille anche all'Erican... all'Erican Ferdi Gabri e Teo per esserci stati. Quindi già Michael, ma già Michael in chat. Grazie a te. Grazie mille, scusatemi se vado via così presto. Complimentissimi per le vostre strabilianti costruzioni. Non vedo l'ora di rivederle molto presto. Mi raccomando, commetti il pasting. Promesso, commetto tutti i pasting. Sono un umile viewer. Bacetti, amici, fate i bravi. Ciao.